Ciao a tutti dal ciclista anonimo, siamo arrivati all'ultima tappa di questo Tour de France su Tour de France 19 per la PS4 con la Quick Step. Tour che è stato vinto da Bernal, noi ci siamo piazzati settimi in classifica generale con Julien Alaphilippe e sempre con lo stesso Alaphilippe abbiamo vinto la maglia Poix. Ultima tappa che è di passerella a Parigi, ma per noi non sarà una passerella in quanto c'è in ballo la maglia verde. In questo momento siamo noi in testa con Viviani, ma abbiamo solo 18 punti di vantaggio su Sagan, quindi l'ultima tappa sarà determinante, l'andiamo a giocare. Sarà determinante quindi sia lo sprint intermedio che soprattutto il traguardo finale. Classica tappa sugli Champs-Élysées con arrivo in volata. Di solito questa tappa viene considerata quasi come il mondiale dei velocisti. È un classico del Tour. It's the final stage, guys. The main... tappa che a me non è che piace tanto. Io preferisco sinceramente più quando al giro c'è la cronometro finale, di solito preferisco così, tipo al giro 2017 e al giro 2019 c'è stata la crono finale. Io preferisco più la crono finale che la passerella che c'è stata anche al giro. Dunque andiamo a selezionare Viviani e andremo a fare sprint intermedio e ovviamente lo sprint finale per cercare di conservare questa maglia verde. The prestige of a victory in Paris have sometimes been caught off guard, but it hasn't happened very often. Velocizziamo ovviamente. The riders will follow the Seine, esce una fuga in front of the Eiffel Tower, and will cross the Pont Royal before entering the prestigious. First time around the Arc de Triomphe. The circuit goes round the Jardin des Tuileries, taking the tunnel. The riders emerge onto the Rue de Rivoli. Ok, ci stiamo avvicinando allo sprint intermedio. Anche se siamo troppo dietro, purtroppo. The race leaders cross the line. They still have three laps to go. Proviamo a rimontare. Here's the winner of the intermediate sprint. E Sagan ci beffa. Però guadagno solo un punto su di noi. They're going to have to ride hard to read in the breakaway. With this lead, they can start to believe. Dovremmo stare attenti alla volata finale. E marcare per Sagan. It's the yellow jersey team that's taking on the chase of the breakaway. Ma andiamo avanti. Cioè magari se arriva la fuga per noi è pure meglio, perché togli i punti che contano a Sagan. Fuga che ha preso 3 minuti e per noi sarebbe comodo che arrivasse a questo punto, ma speriamo. Would be amazing to see them go all the way. The peloton really isn't far away. Di solito non arriva mai la fuga. Sugli Champs-Élysées l'ha fatta solo, mi pare, Alexandre Vinokurov un anno. Ma si arriva sempre in volata solitamente. Ok, 6 km alla fine, proviamo a risalire posizione.
Dico che è un minuto, attenzione. The escapees are in the tunnel. Who will succeed in the feat of outdistancing the peloton on the Champs-Élysées? The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Non vediamo Sagan, purtroppo. The breakaway hasn't been reeled in yet. Gruppo composto da Valgren, Van Avermaet, Nils Polit e Daniel Oss, quattro bei pedalatori. E speriamo arrivi, perché se la fuga dovesse arrivare la maglia verde sarebbe quasi congelata. E secondo me ce la fa arrivare la fuga. Noi dobbiamo solo fare un discreto piazzamento. Perfetto, fuga che arriva, quindi c'è la volata, parte la volata, non vediamo Sagan, quindi abbiamo vinto la maglia verde, grandissimi, fuga che arriva, piuttosto inusuale come cosa. Volata non c'è da noi. Non ci sembra di vedere Sagan. Sì, eccolo molto dietro, quindi avevamo 20 punti di vantaggio. This stage is his. He quindi vince la tappa. Valgren. Winner of the Champs-Élysées stage, Michael Valgren! And this is he succeeded in avoiding all the pitfalls of the route while mastering his rivals. Now here's the grand victor of this Tour de France. Megan Bernal, come nella realtà. Today he can finally savor this great victory. We applaud him loudly. He becomes part of cycling history. Ed ecco qua, maglia verde del nostro Ilia Viviani. It's time for the best sprinter to receive the green jersey. Abbiamo vinto anche due tappe con Viviani. You may congratulate him. It is richly deserved. Always present at the front. Maglia qua. Sempre della Quickstep con Julien Alaphilippe, che conquista la classifica scalatori, vince 4 tappe, si piazza settimo in classifica generale. Meglio di così penso non si potesse fare. With this jersey on his e maglia bianca che ovviamente è sempre Egan Bernal, dato che ha vinto la gialla ed ha almeno di 25 anni. Peccato che c'è la classifica squadre, c'è la classifica della combattività, c'è a fine tappa, però non c'è nelle premiazioni finali. Potrebbero anche aggiungerla. Dunque, questa è la classifica della tappa. This result is clearly not up to my expectations. It isn't catastrophic, but when you've got victory in mind, it's obviously a disappointment. We finish with the green jersey and the polka dot jersey. It's really pleasing, guys. This is a very good performance. Classifiche finali. Vi leggo la top 10. Bernal con 40 secondi su Quintana, poi in terza posizione Nibali, quindi un italiano sul podio. Quarto Geraint Thomas, quinto Fuglsang, sesto Pinot, settimo il nostro Alaphilippe, ottavo Alejandro Valverde, nono Steven Kruijswijk e decimo Adam Yates. Maglia qua vince Alaphilippe su Jack Hague per
9 punti e maglia verde che è di Elia Viviani, maglia bianca ovviamente di Bernal. Classifica squadre che la vince la Ineos, ovviamente a tanti corridori da classifica, e classifica combattività vinta da Valgren. Bene, abbiamo finito questo tour, se lo avete trovato interessante potete mettere un mi piace e seguire il canale dove usciranno altri video sul ciclismo. Ciao a tutti!